del profilo istituzionale e di parlare con un ruolo molto più amichevole, anche perché, come è stato accennato dall'amico assessore Spellace, ho un passato di amicizia per questo territorio, per tanti motivi, perché sono legato all'infanzia, perché ho visto prima passare la mia amica d'infanzia Elisa Vedere, che rivedo sempre con piacere, per tanti motivi sono legato a questo territorio. E abbiamo realizzato con l'assessore Spellace qualche anno fa e con il sindaco una bellissima iniziativa di partecipazione popolare, di partecipazione alla progettazione urbana, progettazione comunale che si chiamava Agenda 21, forse qualcuno se lo ricorda, una bellissima iniziativa in cui riuscimmo a portare in questo territorio, in una giornata in cui nevicò, credo che sia una delle rare giornate della storia in cui nevicato a Cutro, quasi 30 o 40 rappresentanti della regione Calabria, tra sindaci, assessori e rappresentanti. C'è cioè un evento veramente storico che abbiamo anche ancora in ritagli di giornata. Presidente Stannozzurlo, è stata una bella carrellata sulla problematica del turismo di Steccato di Cutro, ma anche sembra che siano venute fuori anche delle proposte valide per il rilancio di questo territorio. Ma qualcuno diceva, dico anche chi, Pasquale Senatore, il sindaco di Crotone, che con i tavoli e i tavolini cose non se ne fanno. In parte aveva ragione, è anche vero che quando bisogna affrontare un problema come quello del turismo, di cui si parla da 50 anni, ma che in realtà, dico io, non si è mai affrontato nel modo giusto, basti pensare che fino a una decina d'anni fa ancora il nostro territorio era in bilico tra chi sosteneva che si dovesse continuare con l'industria chimica, chi, meglio, si parlava di turismo ma in realtà diciamo, non tutti quanti ci credevano. Adesso certo la situazione è un po' cambiata, la crisi è pesante, ma allo stesso modo noi dobbiamo renderci conto di una cosa: noi abbiamo solo questo territorio, quindi l'ambiente, il mare, la Sila, quel po' di beni culturali che pure ci sono, che poi tanti sono pochi perché tanti sono rimasti ancora sottoterra, e su questo la Sila, come chiaramente, e su questo dobbiamo lavorare e dobbiamo agire. E quindi partendo dalle parole, andando a individuare anche quelle che possono essere delle proposte pratiche e difendendo, lo ripeto per l'ennesima volta, l'aeroporto, perché l'aeroporto non è solo di Crotone o di Isola Capo Rizzuto, l'aeroporto è la porta per poter raggiungere su questo territorio che non ha, diciamo, autostrada, che non ha treni, sono cose che ci ripetiamo da più tempo. Solo così noi possiamo immaginare un percorso diverso di sviluppo. Certo, c'è da cambiare anche la nostra cultura, dalle classi dirigenti ai singoli cittadini. Dobbiamo essere un territorio per cui il mare va offerto ad altri, che poi portano lavoro, portano occupazione, e non pensare che il mare è solo un qualcosa, diciamo, per andare a fare il bagno nostro. Quindi molto spesso abbiamo cementificato le nostre coste oltre ogni natura, però cosa fatta Capoà? Noi dobbiamo in questo momento veramente ripartire e agire facendo squadra. È una grossa scommessa, ma alternative non ne abbiamo. Io penso che, dato che noi siamo abituati purtroppo a stare in una situazione finanziaria difficile come territorio della provincia di Crotone, abbiamo al nostro interno delle capacità che magari altri, che non hanno avuto questa crisi, per superarla. È una grossa scommessa, ma non abbiamo alternative. Ingegnere Di Nale, il consulente del piano strutturale del comune di Cutro, ha sfornato alcuni dati importanti che sarebbe utile ripetere. Dal 57 agli anni 2000. Sì, dal 50 al 2006 precisamente, sì. Il dato eclatante è, diciamo così, il consumo di suolo, cioè quello che è stato sottratto alla terra destinata all'agricoltura. Da 40 ettari, dato del 57, siamo passati a 400 ettari, dato 2006, che 10 volte tanto. Quindi vuol dire che se prima l'impronta a terra era 1, adesso è 10, dato 2006, che si è ulteriormente incrementato nel dato odierno, dove è passato addirittura a 900 ettari non completamente consumati, ma di possibile consumo di suolo. 900 ettari vuol dire passare da uno 0,3 di suolo consumato a uno 7% di suolo consumato. Vuol dire iniziare a percepire, non solo come dato, ma anche come, diciamo così, visione, questa, beh, d'altra parte basta andare in giro, no?
questa occupazione del suolo agricolo che inizia a, diciamo così, incidere sugli aspetti paesaggistici che rendono del tutto tipico, diciamo così, questo territorio. Parlo dell'area che dalla 106 va verso Cutro o che da Cutro va verso Crotone. L'altro dato rilevante è che si è costruito moltissimo in termini di abitazioni. Si è costruito, e il dato è il 2011, ultimo dato Istat, per 14.000, unità in più, unità in meno, 14.000 alloggi con una popolazione di 10.000 abitanti. Tutto ciò con una popolazione che è rimasta stabile. Tenete conto che il 70% di questo patrimonio non è utilizzato, solo il 30% è utilizzato. E non è giustificato dal steccato turistico, perché un dato rilevante di non occupato ce l'abbiamo anche a Cutro capoluogo. Da qui nasce il tema, è evidente che non si può pensare a un piano che occupa di nuovo suolo, è evidente che non si può pensare a un piano che preveda incrementi ulteriori, bisogna pensare a un piano che riqualifichi quello che c'è, che preveda incentivi per la valorizzazione degli edifici che ci sono. Peraltro è un patrimonio edilizio direi abbastanza vecchio, dal punto di vista energetico non efficace, quindi bisogna concentrarsi su questo aspetto, sull'ambiente e il paesaggio da una parte, come patrimonio da valorizzare ai fini turistici eccetera, e nel patrimonio costruito per, diciamo così, anche una condizione di abitabilità migliore, ecco, via, diciamola così. Il territorio, il litorale di Cutro, questi 7 chilometri di costa, come sono pensati in questo piano strutturale? Beh, ripeto, è inutile pensare di incrementare ancora le seconde case. Bisogna pensare che il patrimonio venga usato per destinarlo a fini strumentali. Ad esempio va incentivato l'agriturismo, va incentivato un'economia che non è solo il villaggio, ma è anche ad esempio il bed and breakfast, la casa alloggio, cioè provare a far diventare un bene che in questo momento è occupato per poco tempo, un bene strumentale a un'attività produttiva, tipicamente sul turismo. Quindi c'è, diciamo, l'idea di costruire degli incentivi affinché quel patrimonio venga riusato e ridestinato agli usi ricettivi, ma c'è anche l'idea ad esempio di incentivare e di finanziare alcuni interventi di riqualificazione dei servizi. Servizi che sono i servizi classici, ma sono anche i servizi ambientali. Ad esempio l'idea potrebbe essere quella di ripotenziare il Tacina, che è una grande risorsa, che è dentro un'area SIC peraltro, per costruire un'offerta turistica che non è solo mare, ma è anche ad esempio entrare nell'entroterra, vedere le risorse che ci sono. Qui ci sono, io sono un amante di alcune cose tipo il vino, ci sono delle cantine che sono fantastiche e nessuno in qualche modo le sta valorizzando. Quindi è tutto un patrimonio che va rimesso in campo per diversificare e ampliare un'offerta che altrimenti rischia di essere estremamente ridotta sia temporalmente che spazialmente nell'area di costa. Quindi va fatta una politica diciamo a 360 gradi, chiamiamola così, sul patrimonio esistente, sulle infrastrutture, sui servizi da destinare al turismo e così via. Questa è l'idea. Adesso va un po' sviluppata perché il progetto deve ancora nascere, adesso noi siamo nella fase di ideazione e di quadro conoscitivo, però la linea è questa. Pierluigi Manzione del Ministero dell'Ambiente ha dato alcuni spunti importanti in questo incontro, in questo convegno. Partirei proprio da questi spunti, cioè la politica che il governo ha lanciato in questi ultimi tempi sui giovani, ecco, quali settori vanno a intaccare, quindi quali possono essere sfruttati per questo territorio? Ma c'è la volontà, a partire dal livello nazionale ovviamente, di cambiare un modello di sviluppo che negli ultimi, parliamo di tutto il territorio nazionale fondamentalmente in prima battuta, che negli ultimi anni, negli ultimi decenni ha creato solo difficoltà e non ha prodotto quella ricchezza che tutti ci aspettavamo. Perché sono evidenti le difficoltà che noi viviamo oggi, anche a livello nazionale, su un'economia che stenta, che rallenta, che non ha più nessuno stimolo, che produce solo disoccupazione e non produce più ricchezza. C'è la volontà e c'è la consapevolezza, più che la volontà, soprattutto conoscenza, consapevolezza, che è necessario investire su modelli nuovi, non più quelli di un'economia che sfrutta le risorse senza però tutelare il patrimonio,
E quindi è un'economia che deve considerare le risorse naturali del territorio e tutelarle fondamentalmente per preservarle a lungo termine. E il Ministero dell'Ambiente ha incentivato negli ultimi 2 anni finanziamenti e sostegni alle imprese che creassero nuova occupazione, però soprattutto per le imprese che avessero un'attenzione particolare per l'ambiente, quelle imprese che investano sull'ambiente, sulla protezione delle risorse naturali, sull'eco-innovazione e sulla ecosostenibilità. E sono fondi che vengono utilizzati a tasso molto ridotto, che le imprese poi possono restituire nel lungo termine e che possono quindi incentivare nuova occupazione e al tempo stesso favorire un nuovo modello di sviluppo più compatibile con l'ambiente. Anche in questo caso parliamo di risorse, in questo caso naturali, per Cutro e per la provincia di Crotone, quindi quelle imprese, sicuramente qui imprese, non parliamo di grande industrializzazione, ovviamente qui il territorio è differente da altre regioni d'Italia, qui parliamo di imprese che possono investire su certi settori come il turismo, come l'innovazione, come i beni culturali, in cui possano trovare un nuovo spazio anche per i giovani del luogo. Lei conosce benissimo il territorio di Cutro e quindi ha parlato anche di equilibrio di questo territorio, cioè forse c'è una carenza in questo equilibrio. Sì, ho parlato di equilibrio perché quello che vedo da persona che ama il territorio, perché l'ha vissuto fondamentalmente dall'infanzia, come da bambino, come sono venuto come turista, come tanti altri, e poi legato anche come amicizia a tante persone che sono qui, trovo uno squilibrio tra la capacità di investire su questo territorio e la capacità del territorio di rispondere a questi investimenti. Tante volte si sono fatti degli investimenti, come abbiamo detto prima, senza tenere conto delle necessità che viveva il territorio, e quindi è necessario trovare un nuovo equilibrio, perché fondamentalmente se c'è squilibrio il territorio non recepisce e la popolazione che lo vive tutti i giorni poi è spinta a lasciare, ad abbandonare il territorio, e questo non deve succedere, perché ovviamente è necessario un nuovo equilibrio per dare nuove prospettive ai giovani, a chi vive il territorio quotidianamente. Una città che vive solo un mese, 2 mesi l'anno è una tendenza che dovrebbe essere cambiata. In una battuta, questa possibilità, queste condizioni per il territorio di Cutro ci sono? Ci sono nel momento in cui si sappiano valorizzare le risorse locali, ma non solo mare e spiaggia, come spesso succede, ma tante risorse culturali e beni ambientali. Far scoprire al turista che Cutro non è solo andare al mare, vivere alla spiaggia a luglio e agosto, ma vivere il paesaggio, vivere le colline, vivere il verde che c'è intorno, e queste cose qua si possono vivere durante tutto l'anno, non solo luglio e agosto. L'assessore all'ambiente del comune di Cutro, Gaetano Squillace, autore, organizzatore insieme all'amministrazione comunale di Cutro di questo importante convegno, quali le sue considerazioni in questa lunga maratona su Steccato di Cutro e sul litorale di Cutro? Io penso che il convegno di questa sera è stato un convegno veramente di livello. Cioè, da dove nasce questo convegno? Questo convegno nasce dal fatto che purtroppo noi stessi molte volte discriminiamo la nostra terra, e allora abbiamo pensato di fare questo convegno per promuovere il nostro territorio, perché il nostro territorio, non dobbiamo dimenticare che Cutro ha 7 km di costa, ha 4.000 posti letto, quindi alla fine, con la crisi che incombe in tutto il mondo, l'unica risorsa che gli rimane a questo territorio è il turismo. Quindi qual è stato il mio intervento? Il mio intervento è stato questo, quello che ogni singola persona deve iniziare a parlare bene di questo territorio, e nello stesso tempo ogni singola persona deve cercare di fare il proprio dovere affinché questo territorio vada avanti. Cioè, ognuno deve essere vigile di questo territorio, e nello stesso tempo ognuno deve essere responsabile di questo territorio. Cioè, nel momento in cui uno compie un'azione deve essere a vantaggio e a favore di questo territorio, non contro questo territorio. Salvatore Salerno, ufficiale di governo della frazione di Steccato di Cutro, oggi è stato fatto un convegno su questo territorio. Il sindaco e anche altri hanno
definito steccato la città di Cutro, una città che si vive solo per un mese. Sì, effettivamente questo è un problema serio, perché noi durante tutto l'anno abbiamo soltanto 300 abitanti che ci vivono, residenti, e invece quando arriva l'estate la popolazione arriva fino a quasi 15.000 abitanti, quindi dimensioni enormi da vera e propria città. E effettivamente c'è la necessità da parte della pubblica amministrazione nel solo periodo dell'estate far fronte a migliaia e migliaia di problematiche che emergono tutte in un botto in quella che è effettivamente in questa realtà. Quindi i nostri servizi, che pure sembrano sufficienti, diventano insufficienti, anche se l'amministrazione sta facendo di tutto. La verità è che viviamo in una realtà difficile, perché effettivamente negli anni passati c'è stata una forte crescita urbana legata soprattutto a un fenomeno, quello dell'abusivismo. Quindi è vero, come hanno precisato durante il convegno, che c'è stato da parte di chi ha costruito Steccato un senso civico maggiore rispetto ad altre realtà, però è vero anche che noi ci troviamo dei luoghi abitati distanti dal centro di Steccato, dove dobbiamo portare dei servizi come la fogna, l'acqua e l'illuminazione, e questo rappresenta per l'amministrazione pubblica dei costi eccessivi, perché si parte da un centro per arrivare fino a un determinato luogo che è all'estremo di questo centro di Steccato è un costo eccessivo. La gente deve comprendere che stiamo facendo molto. Per esempio, nei giorni passati abbiamo investito un patrimonio economico per realizzare delle opere urbane importanti, le stiamo tutte finendo in breve tempo, nuove strade vengono asfaltate, c'è l'illuminazione che viene realizzata, quindi stiamo fornendo del sufficiente benessere e servizio ai cittadini che vivono. Però io vorrei dire una cosa. Cutro sta investendo anche dal punto di vista sociale su Steccato come frazione. E proprio memori delle problematiche che abbiamo avuto in passato, anche dal punto di vista della vivibilità e dell'ordine pubblico, abbiamo trovato una spalla forte proprio nei carabinieri di Cutro, l'ho detto anche durante il convegno, anche da questo punto di vista di regolamentare la popolazione a comportarsi in un certo modo. Anche questo aiuta il patrimonio ambientale e il patrimonio turistico. Credo che sia anche queste poche cose che hanno costo zero e fanno comprendere dei cambiamenti che stiamo vivendo in questo territorio. E quindi benvengono queste cose e benvengono quei cittadini che collaborano con l'amministrazione, non quelli che effettivamente poi invece di collaborare cercano di denigrarla quando anche si fa bene. Sindaco Salvatore Migale, un convegno perché il litorale di Cutro ha ricevuto da Lega Ambiente 3 vele, quindi primo per la provincia di Crotone, terzo in Calabria per determinate caratteristiche, chiaramente. Senza dubbio è qualcosa che va a favore di questo territorio, ma i problemi ci sono. Certamente, non è possibile che non ci siano dei problemi in un territorio così vasto, e comunque la posizione di prestigio che è stata data alla spiaggia del Comune di Cutro sicuramente è un fatto importante, e questo convegno serve per valorizzare proprio questo successo, ma anche per riflettere un momento sull'attività che il Comune di Cutro sta mettendo in questo territorio, a cominciare dal piano strutturale comunale, ma anche dagli interventi di urbanizzazione che si stanno realizzando. Siamo qui in una struttura che abbiamo realizzato di recente, è il cavalcaferrovia, è la rotatoria, è la rete idrica, rete fognante, viabilità, illuminazione pubblica, e abbiamo voluto aprire un confronto con i cittadini questa sera. Qui gravitano 7 comuni del comprensorio, quindi con Cutro diventa una comunità veramente importante. Ecco perché abbiamo voluto aprire questa discussione con i cittadini, di avere anche da parte loro una collaborazione, un consenso e un sostegno,
e penso che sia riuscita abbastanza bene, c'è stata una bella partecipazione, poi gli interventi del rappresentante del Ministero Pierluigi Manzione, del Presidente della Provincia, dell'Onorevole Sulla, di Lega Ambiente e degli amministratori locali, dell'assessore Squillace, insomma, abbiamo dato l'idea che Cutro potenzialmente ha veramente delle caratteristiche, ma anche una potenzialità enorme che non dobbiamo trascurare, non dobbiamo sottovalutare, e c'è un impegno massimo in questa direzione. Chiedo scusa, a proposito di potenzialità, lei durante il convegno ha lanciato una proposta, Cutro città del comprensorio, quindi un consorzio dei comuni che gravitano sul litorale di Cutro. È contenuto nelle linee programmatiche dell'amministrazione comunale di Cutro di costituire un consorzio della Valle del Tacina, un consorzio con i comuni del Tacina, con i facenti parte, che sono tanti, e quindi Mesoraca, Petilia, Rocca Bernardo, Scandale, Santa Severina, Cotronei, San Mauro Marzano, quindi sono comuni che praticamente d'estate vivono nel nostro territorio, vivono a Steccato di Cutro. Quindi lo scopo di questo consorzio è di migliorare sempre di più i servizi, ma anche di tutti quanti, di dare, esprimere una collaborazione, quindi da poter in qualche modo, sia come cittadini ma sia anche come amministratori di questi comuni, di poter veramente creare un'amministrazione unica che dà un input a questo territorio, di valorizzare questo territorio. Non dobbiamo sempre parlarci addosso e piangerci addosso, dobbiamo anche lavorare in positivo. Noi abbiamo voluto dire questo perché in effetti c'è anche questa questione del mare, ne abbiamo parlato giorni fa in prefettura alla presenza del prefetto, proprio per, in un ordine, diciamo, in una riunione per l'ordine e la sicurezza, proprio di garantire anche una presenza da parte di tutti sul territorio a Steccato nel periodo estivo, per poter garantire anche, per evitare che per esempio depuratori come quello di Botricello o di altri villaggi turistici praticamente scaricano le fogne a mare e poi creare quelle conseguenze dove i cittadini c'è veramente una reazione terribile. Quindi siamo tutti quanti impegnati in questa direzione, a promuovere il territorio. Oggi è stata veramente una fase importante e vogliamo continuare in questa direzione, perché anche la presenza dell'architetto Dinale e dell'ingegnere Rizzuto, che stanno lavorando sul piano strutturale comunale, è veramente significativo, perché certamente da qui a breve arriveremo anche a un completamento, e per giovedì prossimo è convocata anche una riunione con i comuni con termini proprio in funzione dell'approvazione del piano. Consigliere regionale Francesco Sulla, il convegno su Steccato di Cutro, sul turismo e le risorse ambientali del territorio, un territorio che è cresciuto in modo vistoso in pochi anni e in modo anche forse disorganico. Sì, come nel resto, della costa calabrese, cioè c'è stato una crescita edilizia, sproporzionata, impetuosa e fuori da ogni controllo, che l'amministrazione dell'epoca non è riuscita a frenare e che oggi ci presenta una situazione, che ha bisogno di interventi per qualificarla questa realtà. Nel caso di Steccato dobbiamo dire che invece pure nella disorganicità degli interventi c'è stata una regola che è tipica dei cutresi, no? Che quando vendono il terreno non si limitano a prendere i soldi, procedono a una loro lottizzazione, e quindi comunque si davano anche nell'abusivismo delle regole. E oggi il territorio di Steccato, pur essendo soggetto a questo sviluppo così disorganico, comunque è recuperabilissimo, perché ci sono delle belle strade, c'è uno spazio per fare marciapiedi, che sul piano strettamente urbanistico è recuperabile, quindi bisogna investirci, bisogna crederci. Naturalmente porre rimedio a una situazione così consistente, perché ormai qui c'è una realtà molto consistente, richiede molti contributi pubblici, quindi ci vuole un intervento dello Stato, della Regione. Io ho fatto una proposta che avevo, per la verità, avanzato già quando feci proposito la legge sulle royalty per il metano, e cioè di non
pensare a interventi così sporadici, ma di fare un programma di sviluppo di tutta la costa crotonese, da Steccato a Crucoli, utilizzando i fondi delle royalty e creando un accordo di programma che vedesse una, diciamo, un coinvolgimento della regione con altrettante risorse. Quel progetto con la nuova giunta non è stato possibile portarlo avanti, non ci hanno creduto, non lo ritenevano non corretto, non lo so, non voglio entrare nel merito. La proposta che ho fatto è questa invece: dal 2014, siccome ci sono i nuovi fondi comunitari, fare un accordo di programma, regione, comuni della provincia di Crotone, della fascia costiera 2014-2020, e su questa programmazione mettere dei soldi che possano risolvere i problemi che questi nostri territori hanno. Secondo me è un modo corretto di procedere, non penalizzeremo nessun altro territorio, perché altri territori, penso al Cosentino, penso al Regino, hanno già utilizzato queste risorse in modo, diciamo, più consistente di quanto non ho potuto fare Crotone. Quindi secondo me questa cosa la possiamo rivendicare senza avere nessun scrupolo che danneggiamo altri territori nella programmazione dei fondi comunitari. Ma una domanda direi a carattere regionale, nel senso che anche da questo convegno sono emersi problemi seri per la depurazione, per la raccolta dei rifiuti, per la raccolta differenziata non avviata. Sì, noi abbiamo su questo fatto, diciamo, delle vere e proprie battaglie in Consiglio regionale, e abbiamo più volte chiesto la convocazione del Consiglio regionale, e adesso all'attenzione della Commissione Ambiente e Territorio una proposta della giunta regionale sul problema dei rifiuti, appunto sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti. C'è un problema che è ormai di una gravità inaudita, ormai ce l'abbiamo di fronte a noi, situazioni davvero non più governabili, che costano l'ira di Dio, fra l'altro, perché questi rifiuti stiamo mandando fuori costano cifre enormi, e speriamo che, insomma, questa proposta venga corretta nel modo più adeguato, col contributo di tutto il Consiglio regionale, possa essere licenziata col coinvolgimento, appunto, di tutte le forze politiche in consiglio regionale. Purtroppo c'è un'emergenza a cui far fronte, perché quella di cui sto parlando è comunque una norma che vedrà l'attuazione in tempi, non dico lunghi, ma comunque avrà bisogno di un po' di tempo per essere attuata, quindi c'è bisogno di emergenza. E qui il problema è più, secondo me l'assessorato regionale deve intervenire in quei punti di criticità con maggiore decisione. Oggi, per esempio, per fare l'esempio di qui, di questo convegno, il comitato Prosteccato ha portato qui delle fotografie di una situazione intollerabile che si registra al depuratore di Botricello. Se quella situazione è vera, e le fotografie testimoniano, insomma, in modo eloquente di una situazione non accettabile, e là ci deve essere qualcuno che interviene rapidamente, l'ARPAC, l'assessorato, la capitaneria, perché si ponga rimedio, perché venga intanto valutata la qualità delle acque reflue, e poi, una volta che si è appurata la qualità adeguata, bisogna incanalarla alla distanza prevista nel mare. Non è che si può mettere sulla battigia, perché questo penalizza molto la parte, diciamo, a nord, perché Botricello non subisce, perché le correnti portano tutto questo materiale, diciamo, da Cutro verso Crotone, verso Isola, quindi nella riserva marina, una cosa inaccettabile. Io interesserò l'assessore Pugliano già lunedì e vediamo insieme come si può affrontare questo problema.